Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a mercoledì 19 maggio 2021. Oggi ricordiamo San Celestino V, Papa, un'altra figura di santo molto interessante che vi invito ad approfondire. Il Vangelo che abbiamo letto quest'oggi è tratto dal capitolo 17, versetti 11-19 di San Giovanni, la grande preghiera sacerdotale di Gesù. Ci dice veramente tante cose e va un po' insieme con la prima lettura di oggi, tratta dal capitolo 20, versetti 28-38 degli Atti, dove San Paolo, anche qui, agli anziani della chiesa di Efeso, le richiama ad essere custodi, ad essere pastori del gregge. Perché? Perché lui scrive: verranno fra voi lupi rapaci dopo la mia partenza che non risparmieranno il gregge, e perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare discepoli dietro di sé. Ecco perché il Signore nel Vangelo dice: consacrali nella verità, custodiscili dal maligno. Vedete, poi Paolo ovviamente li saluta, si inginocchia, tutti piangono gettandosi al suo collo, lo baciano, poi lui parte. Perché, vedete, noi non possiamo sempre e per sempre avere accanto un San Paolo, un San Pietro, un San Pietro Pietrelcino, una Santa Teresa di Gesù, un San Giovanni della Croce, un San Francesco d'Assisi. Noi non possiamo. Non è possibile. Sant'Antonio. Non sono immortali. Sono dei segni importanti che Dio dona agli uomini, che Dio dona alla Chiesa per un certo preciso tempo. Non un giorno in più, non un giorno in meno. E ovviamente, certo, uno dice: finché io ho accanto Sant'Antonio da Padova, finché io ho accanto San Francesco d'Assisi e Santa Teresa di Gesù, beh, insomma, mi è anche, tra virgolette, un po' più facile. Perché? Ma perché? Sapete, l'esempio trascina. L'esempio conforta. Potersi, appunto, confrontare con figure di questa entità aiuta. Certo, tutto vero.
Ma la mia parte quando è che la faccio io poi? Perché questa parte la devo fare. C'è tutto questo esempio, tutto questo insegnamento, tutte queste cose ascoltate, studiate, viste. E San Paolo lo dice chiaro, eh? Lo dice molto bene. Lui dice, per questo vigilate. Cioè contro i lupi rapaci, contro quelli persino in mezzo a voi, lui scrive, sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, cioè non semplicemente gente che viene dall'esterno proponendo idee folli, no, anche dall'interno sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, con lo scopo di attirare discepoli dietro di sé. E lui dice, vigilate. Ricordando, lui dice che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. Cioè, tu sei chiamato a vigilare, ma non dimenticare che la tua fede è stata resa possibile dal fatto che io, notte e giorno, tra le lacrime, non ho cessato di ammonirti, di richiamarti. Attraverso tutto questo è passata la parola di Dio che ha acceso in te la luce meravigliosa della fede. Se noi non facciamo questa memoria meravigliosa di coloro, di colui o di colei che in noi hanno acceso la fede, e se la sola assenza della persona amata, perché vedete, qui tutti piangono, no? Tutti scoppiarono in pianto gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano addolorati, vedete? Quindi nella persona amata, amata perché c'è padre nella fede, perché ci ha generati in Cristo, perché ci ha fatto scoprire la bellezza di. Va bene, se non ne sappiamo fare questa memoria, è chiaro che i lupi rapaci poi ci disperdono e ci sbranano. È chiaro che basta che qualcuno sorga a dire qualcosa di perverso e noi subito ne andiamo dietro. Guardate, in questi tempi ultimi, ciò che mi sta tanto, come dire, impressionando è il vedere come sia tanto facile quando viene messa in discussione sto cercando, scusate, le parole giuste per dire, cioè, ho bene in mente quello che devo dire, ma trovare le parole giuste non è sempre facile. Quando viene messo in discussione il nostro benessere, la nostra sicurezza economica, affettiva, i nostri progetti, perché a noi puoi toccare tutto, no? Ma non devi toccare il pallone e le vacanze. Queste sono le due cose che non si possono toccare, fondamentalmente. Poi c'è una terza che è il mangiare, va bene. Però pallone, vacanze, sì, e cibo, queste cose sono le coordinate fondamentali della nuova antropologia. Quando vengono a toccare queste cose, il lavoro, tutto quello che noi abbiamo imparato, o credevamo di aver imparato,
improvvisamente diventa relativo, cioè si comincia a dire sì, ma, magari con la scusa di farlo per il bene degli altri. No. Che con questa storia del farlo per il bene degli altri mi viene un po' in mente qualcun altro che diceva: è meglio che muoia un uomo solo per tutto il popolo che non tutto il popolo perisca. Già qualcun altro l'aveva fatto per il bene degli altri, quel giorno. No, ma funziona questa bandiera? Sì, è vero, tutti hanno detto sì, è vero, meglio che muoia uno solo piuttosto che muoia. È meglio che muoia uno solo. Cioè noi sulla morte di uno costruiamo il nostro presente futuro. Terrificante questa cosa. Terrificante. Meglio che muoiono solo. Vabbè, ma è uno. Vabbè, è uno. Se uno può salvare molti, o tutti, perché no? Perché no? Poi con quelle frasi, no, ma io non ce la faccio. No, ma io non ce la faccio. Non ce la faccio più a combattere, non ce la faccio più a sostenere questa guerra di guerra, sì, è una guerra perché chiaro, no, gli altri vogliono possedermi, gli altri vogliono strapparmi la mia autonomia, gli altri vogliono fare coercizione affinché io, e alla fine tutte le cose lette, studiate, predicate, i martiri, i cristiani delle catacombe, i cristiani delle persecuzioni di Diocleziano, di Stalin, di Hitler, di tutta quella gente lì, no? E vabbè, questa qui è roba passata, non è mica per me. I cristiani messicani sotto Callas, vabbè. L'importante è avere la pasta asciutta, l'importante è avere il pallone e le vacanze. Solo che capite che nasce una domanda: tutto questo cosa è servito allora? Tutto questo pregare, tutto questo studiare, tutto questo ascoltare, tutto questo adorare, ma cosa è servito? A cosa è servito? Se poi basta che qualche marameo gebuseo ci guardi e ci soffi addosso, che noi subito ci lasciamo muovere come degli schiavi. E San Paolo dice: state attenti, io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. E lo ripete ancora: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Lo ripete. Gesù dice: non ti prego che tu li torni dal mondo, ma custodiscili dal maligno, consacrali nella vita. Quella domanda là di quell'altro simpatico, ormai adesso beatifichiamo tutti, quindi tra poco troveremo anche San Pilato, e quell'altro là che dice appunto: che cos'è la verità? No, perché adesso sono tutti simpatici, no? Certo. Non dovrò spiegare a chi è stato fustigato senza nessuna ragione, senza nessun motivo. E Gesù dice, la domanda: che cos'è la verità? E noi scriviamo fiumi di parole: sarebbe stato bello se Pilato non fosse uscito fuori dalla finestra, lì fosse rimasto, e così Gesù risponde. Ma Gesù già ha risposto.
Gesù ci ha risposto, basta leggere la scrittura. La tua parola è verità. Eccola qui. Più chiaro di così si muore. La tua parola è verità. Anch'essi siano consacrati nella verità. Non nelle verità, non è plurale. È la verità. Sì, magari sapete, Gesù può darsi si sia sbagliato, poverino anche lui. Oppure non era un po' esclusivista Gesù, un po' radicale, e vabbè. Almeno c'è di bello che è morto per le sue idee, no? Cioè almeno quello. Questo glielo riconosciamo. Che almeno è andato fino in fondo. Beh, almeno questo dobbiamo riconoscerlo. Non ha fatto la banderuola, che ha girato di qua e di là, no. È stato coerente fino in fondo, è andato avanti per la sua strada e ha portato il peso delle sue scelte fino in fondo. Forse a differenza nostra, che con una certa facilità. Sì, però. No, noi diciamo sì, però. Sì, però non vorrei mica che rinunci alle mie vacanze. Cioè, non vorrei mica che io. No. No, ma non voglio creare problemi, non voglio creare questioni. No, ma poi sono l'unico, questa è l'altra novità, un'altra che... No, ma io sono l'unico, no, perché invece Gesù erano in molti. Al tempo di San Massimiliano Colbe c'erano milioni, in quel campo di concentramento di Massimiliano Colbe erano milioni, milioni hanno fatto la scelta che ha fatto lui. Che è stata quella di andare a morire per accompagnare quei compagni lì a morire non disperati ma pregando, ma in grazia di Dio. E infatti muore per ultimo. E dicevo, questo è proprio il tempo nel quale tutte queste cose vengono a galla, un grande setaccio. Cioè, veniamo fuori per quello che siamo, capite? Tutte le cose non risolte, tutte le nostre ambiguità, non c'è più spazio adesso, non c'è più tempo, emergono tutte, è un po' come se fosse quasi un, sì è un po' brutto da dire, però per intenderci, un po' una piccola resa dei conti, cioè con dire, beh ma adesso vediamo bene in cosa credi, e vediamo bene che prezzo sei disposto a pagare per questa cosa in cui credi? Fin dove sei disposto ad arrivare? E appunto, il capitolo di oggi del nostro libro Omaggio Eucaristico di Don Barbieri al 19° giorno dice come titolo Maria vive con Gesù. Noi con chi viviamo? L'unione di Maria, scrive, con Gesù si venne facendo sempre più intima, sempre più devota, sempre più fruttuosa nel giro degli anni dell'adolescenza, della giovinezza di lui che si svolsero nella casa di Nazaret. Chi potrà dire quanto fuoco d'amore, quanta luce di grazia accesero e illuminarono quei giorni benedetti, che il silenzio ravvolse, che il più profondo nascondimento rinchiuse? Capite? La vita di Nazaret, la casa di Nazaret, il grande eremo, il grande monastero, il primo fra tutti, fatto di silenzio, fatto di nascondimento, fatto di amore. Fatto di vita ordinaria. Stiamo attenti a questa mania
di dover sempre fare cose nuove, cose diverse. Arrivano le vacanze, no, vediamo quelle di Pasqua, quelle di Natale. Dobbiamo andare sull'Everest. Dobbiamo andare nella fossa delle Marianne. A far che cosa e a cercare cosa non si sa. Però l'importante è andare. Ma Gesù è stato 30 anni dentro in quella casa. A far che cosa? Cioè Gesù per 30 anni cos'è che ha fatto di grandioso? Di fenomenale? Cosa faceva Gesù tutto il giorno? Per quei 30 anni che cosa ha fatto tutto il giorno? A noi quella normalità, quell'ordinarietà, quella ripetitività, a noi terrorizza. Terrorizzano queste cose. Per noi deve essere sempre tutto diverso, tutto nuovo, tutto altro. E poi il silenzio, questo grande silenzio. Chissà, a vederli mangiare insieme, Giuseppe, Gesù, Maria. Chissà che belli che erano. Chissà che ordine che si respirava. Noi che non sappiamo stare zitti neanche in chiesa, neanche quando preghiamo. Parole, 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 parole. Tutte le cose più fondamentali, più importanti sono da dire durante la preghiera. Poi finisce la preghiera, non c'è più niente da dire. Ma in quel momento lì, parole su parole. Non così la vita di Gesù nascosto sotto i veli eucaristici nell'ombra del tabernacolo è alle anime che sanno congiungersi a lui argomento insigne di conforto e luce inestinguibile di virtù e fuoco sempre più acceso di ineffabile amore. È la stessa cosa. Noi tutto questo, tutta la famiglia di Nazareth, noi lo ritroviamo al tabernacolo, tutto quello stile lì. E se così è per tutte le anime che giungono a comprendere ed amare, come non lo sarà per il sacerdote, che nel suo ministero santo, all'ufficio medesimo della Vergine Benedetta, viene sollevato di custodire Gesù, che è con noi nella Santissima Eucaristia, con rimanere di continuo contatto con Lui. Rimanere di continuo contatto con Lui. Custodire Gesù. Non le commento queste cose, perché guardate. Se uno le vuol capire, le capisce e le vive, se no. Ed ecco come l'esempio della Vergine Madre si fa luce a tutti i cuori, particolarmente al cuore del sacerdote, animandole ad una confidenza sempre più profonda, ad uno studio sempre più minuto di rendersi accetti a Lui, per riceverne in sempre maggior copia quelle irradiazioni di bene che dal suo sacratissimo cuore promanano. Capite? Capite la prospettiva? Animandoli, l'esempio della Vergine Maria si fa luce tutti i cuori, al cuore dei sacerdoti, animandoli ad una confidenza sempre più profonda, attenti, ad uno studio sempre più minuto di rendersi accetti a Lui. Cioè, che cosa fa più piacere a Gesù? Non che cosa è peccato, cosa non è peccato, e fin dove posso arrivare,
e fino a qui ma non oltre, e ma quella è una cosa che chiede tanto. No, no. Uno studio sempre più minuto di rendersi accetti a lui. Che cosa mi rende sempre più accetto a lui? Che cosa a lui fa più piacere? Così da riceverne in sempre maggior copia quelle radiazioni di bene che promanano dal suo cuore santissimo. Capite? È diversa la prospettiva, eh? È diversa, non è la spunta del dire ok, oggi ho fatto fin qui, ho fatto sufficienza, basta. Non è come quando uno studia che dice devo leggere per oggi 50 pagine, arrivo alla 50 e dico ok, è finito, basta, da adesso tempo libero. No, non funziona così. È certo che dura, eh? Certo, sempre molto meglio mettersi a leggere la Gazzetta in canotta con pane e prosciutto in mano, capite? Certo, ci risulta molto più semplice farla così. Gettiamoci dunque ai piedi del tabernacolo, protestando Gesù il nostro amore, dichiarando di voler vivere sempre con Lui. Bisogna vedere se è vero. Se è vero che voglio vivere sempre con Lui. Se è vero, allora mi getterò ai piedi del tabernacolo. Perché ti viene proprio spontaneo. È un bisogno. Con lui è la vita, con lui è la perfetta letizia, con lui è la pace che supera ogni senso. Questo lo può sapere solamente chi l'ha vissuto e chi lo vive. Sentite, a quelli che dicono, ma che vita triste la mia, ma io, ma tutti i giorni, ma che vita piatta, ma è sempre la solita cosa, ma io vorrei fare qualcosa di altro. A tutti quelli che vedono la loro vita come brutta, no, perché non c'è quel brio, quel brivido, quell'altro che cercano. Don Barbieri risponde così: adorando e contemplando, passiamo dunque i nostri giorni con lui. A lui dirigendo i nostri affetti, a lui elevando i nostri desideri. Questa è la vita. Ma io non sono mica una monaca, ma io non sono mica un prete. No, ma queste cose qui non sono per le monache, per i preti, eh. A parte che poi bisogna vedere se noi preti e se le monache, se tutto il resto vivono così, perché non è detto, mi posso vestire con tutti i paramenti sacerdotali del mondo, ma condurre i miei giorni senza adorare, senza contemplare, tranquilli, e senza dirigere tutti i nostri affetti, i nostri desideri a Gesù, beh, parliamone. La beatitudine del paradiso, scrive Don Barbieri, incomincerà quasi per noi qua giù sulla terra. Perché avremo così la sorte felicissima di possedere Dio. Cioè, passando i nostri giorni adorando e contemplando, noi come se fossimo già in paradiso. Dice, no, ma io devo lavorare. Ma che ha detto che tra il lavoro, l'adorazione e la contemplazione ci deve essere una distanza? Cioè, quindi questo vuol dire che mentre la Santa Vergine lavorava in casa, lei non stava adorando e contemplando Gesù, oppure San Giuseppe. No, non lo so, parliamone. Non è che la Santa Vergine stava tutto il giorno con la testa per aria, seduta con le mani incrociate, eh? Era suo compito sistemare la casa, preparare da mangiare, cucire,
Andare a prendere l'acqua al pozzo, prendere la farina, compito suo. E San Giuseppe cosa faceva tutto il giorno? Stava fuori sull'amaca a guardare il cielo. Lui doveva fare il falegname. E sapete quanto è faticoso, eh? Però tutto questo con Gesù in mezzo, guardando Gesù. Usciti fuori da ogni legame terreno, innalziamoci nella vera luce che è qui con noi, capite? Quello che hanno vissuto Giuseppe e Maria Santissima. Inebriamoci nelle ineffabili delizie che Dio largisce a noi. Non avremo allora più nulla da invidiare, beati comprensori del cielo. L'Evangelo ci fa conoscere, scrive, come Gesù, dopo la sua gloriosa manifestazione nel Tempio fra i dottori, si riconducesse si riconduce totalmente, si riconduce in un cuor solo, un'anima sola, con la Vergine Madre, con San Giuseppe, a Nazareth. E lì visse loro sottomesso i suoi anni giovanili, nell'ombra della piccola casa nazarena, nella soavissima pace di una vita del tutto povera e operosa. E la sua benedetta madre fu con lui al pari di lui povera, al pari di lui attivissima, a dividere con le letizie ineffabili di quella dolce oscurità, di quell'operosità santa. Che bello. Che bello vivere così, nascosti al mondo e visibili solo Dio. Ha il mondo le sue gioie. Il mondo ha le sue gioie. Il mondo dà le sue gioie, c'è ragione Don Bambieri. Ha il mondo le sue gioie. Hanno gli uomini del mondo i loro piaceri, così tanto ardentemente desiderati. È vero, ma a noi è dato la gioia di gran lunga più grande di quella di vivere con nostro Dio e di riporre in Lui tutte le nostre speranze. Dio è con noi, Dio rimane con noi. Loro hanno le loro gioie, no? La preghiera sacerdotale di Gesù che abbiamo sentito prima. Il mondo ha i suoi sistemi, le sue gioie, le sue. Ma anche noi abbiamo la nostra, che è Dio, che è Gesù presente nel tabernacolo. Ci insegni la Vergine Santa a stare sempre con Gesù, scrive. Ci soccorre la sua materna sollecitudine a far sì che possiamo vivere con Lui. Perseveriamo a rimanere presso il Santo Tabernacolo dove Egli dimora. Perseveriamo a mantenerci nelle attitudini che per vivere con Lui sono necessarie. Tutto quanto è lontano dal suo tabernacolo è triste ed amaro. Tutto che da Lui è disgiunto è peste che infetta e veleno che corrode. Con Lui solo è la pace. Con Lui solo ci possiamo riposare tranquilli. Solo con Lui sono la quiete e la salute, e se in questo misero mondo alcunché di buono è possibile, non è altrove che presso di Lui ci viene fatto di poterlo trovare. Ci crediamo o non ci crediamo? È vero o è falso? E allora impariamo a passare del tempo presso il tabernacolo, ad andarci spesso, almeno con la nostra mente. Ed è vero che tutto ciò che è lontano dal tabernacolo è triste ed amaro. Tutto ciò che è disgiunto da Gesù Carestia è peste che infetta e veleno che corrode. Ed è vero che è solo con Lui che c'è la pace.
la quiete e la salute e il riposo. Bisogna provarlo. Ed ecco nella casa di Nazareth, esempio degli esempi, la vita di Maria con Gesù. Vita attiva e vita contemplativa. Vita santa, dalle più sante, luminosa, sopra le più luminose. Lì, in quella casa, lui scrive, il maestro di vita ci propone la vera norma di vivere. È qui che noi tutti ci dobbiamo stringere, se in noi è vivo il volere di illustrare l'intelletto, di accendere il cuore. Basta ricordare come Gesù, vivendo a Nazareth, vivesse del tutto sottomesso alla sua madre purissima e al suo santo custode Giuseppe, per trovare la somma di ogni virtù. Che vi può essere di più ammaestrativo di questa sottomissione? Dio, al quale gli angeli sono sudditi, che si sottomette alle sue creature, che si fa umile obbediente di Maria. Pensate. Oh sì che noi apprenderemo ad obbedire, oh sì che noi che siamo miserabili e terra dobbiamo qui imparare ad umiliarci e renderci sottomessi. E ci lascia l'esempio. L'amore di San Giovanna d'Arco per Gesù Cristo in sacramento fu vivissimo sempre. Non tralasciò mai le circostanze, quando le circostanze glielo permisero, di assistere anche durante la faticosa sua vita da campo alla Santa Messa, e fu sempre sua delizia e suo conforto di potersi vivificare con la Santa Comunione. Imprigionata e processata nelle grandi angosce di quegli asprissimi giorni di martirio, l'era amarissima soprattutto le molte sue pene in non potere ricevere nel suo cuore Gesù. Pensate, non le hanno più dato la comunione a Santa Giovanna d'Arco. Un tratto commovente di questa sua singolare pietà mostrò ella ai suoi giudici sciagurati, senza però commuoverne i cuori induriti, commenta, come colei che si allontanava dai santi sacramenti viveva tutta unita a Gesù. Capite? Non hanno più dato l'Eucaristia, ma lei. Le pubbliche sedute diedero all'angelica fanciulla occasione di chiedere al suo custode se adorabile sacramento era conservato nella cappella che incontrava nel suo tragitto. E avuta una risposta affermativa, sollecitò l'autorizzazione di fermarsi sulla porta a pregare ed adorare. E il custode, impietosito, aderì a tanta sua ardente pietà. Così come altra volta la Maddalena nell'orto del sepolcro, ella cercava il suo redentore divino. E giunta alla porta della cappella, insistette presso il custode. Il corpo di Gesù Cristo è proprio lì? E dietro una seconda affermazione, ella si lasciò cadere sulla lastra di pietra e si immerse nella più profonda adorazione. Questo è il mio augurio per ciascuno di voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre e sempre.